le ragioni sono prioritariamente il no assoluto nei confronti di un'opera che è devastatrice, faraonica, un'opera che veramente andrebbe a deturpare totalmente, diciamo, prima di tutto l'ambiente naturale di quel territorio. Però, come ci siamo sempre detti in assemblea, non è solo, diciamo, la questione ambientale che ci interessa, ci piace ragionare in termini ecosistemici, cioè quello che andrebbe a smontare totalmente quest'opera è un tessuto sociale già debole, tentativi di sviluppo locale che comunque negli ultimi anni, anche favoriti comunque da una certa convergenza che c'è stata con la pandemia, in realtà stanno affiorando, per cui si pensa al lago di Cassessa Vincenzo, diventato ormai un po' un emblema, no? Da una parte del turismo molisano, dall'altra invece anche di noi come comitato che cerchiamo di portare avanti questa iniziativa, questa vertenza di contrasto assoluto all'opera. Forse la cosa che è importante ribadire è che siamo contrari totalmente a qualsiasi tipo di mitigazione o di compromesso che possa esserci con Enel in questo momento. L'opera non si deve fare, l'opera andrà a impattare un sito importantissimo dal punto di vista naturalistico, archeologico, distruggerà totalmente il territorio già debole. Quindi dobbiamo solamente essere fermi, uniti e contrari nei confronti di qualsiasi altro progetto d'ora in poi l'Enel ci profilerà. Avete riscontrato un qualche interesse da parte della politica, per caso? Da parte della politica, ni. Come dire, in realtà c'è una grande divisione, ovviamente, come quasi mi verrebbe da dire normale che sia, in un comune in grande dissesto finanziario, in fase di spopolamento stravanzato, di desertificazione e impoverimento, nel momento in cui arriva l'Enel con promesse di soldi, diciamo così, campate anche sul nulla in cambio di opere pubbliche, è ovvio che le amministrazioni locali, diciamo, quantomeno tacciano in questa fase qui. Ovvio, non è per noi, in realtà quello che stiamo cercando di fare è proprio di chiedere alle amministrazioni locali, regionali e non solo, di prendere una posizione pubblica e decisa nei confronti del no. Oggi siamo venuti davanti al Palazzo della Regione perché in Consiglio regionale veniva discussa una mozione avanzata nemmeno dall'opposizione ma solo da tre consiglieri del PD, e volevamo cogliere questa occasione, ovviamente, diciamo, non confondendoci con quella che è una mozione di parte, perché crediamo che questa battaglia non sia né di destra né di sinistra in un certo senso, né della maggioranza né dell'opposizione, ma debba essere, diciamo, una battaglia di tutte e tutte. Quindi l'intento nostro qui sotto questo palazzo oggi era quello proprio di spingere, diciamo, anche la maggioranza regionale a prendere una posizione pubblica contraria alla realizzazione di quest'opera.